Eccoci di nuovo assieme per un nuovo appuntamento con Telebelluno Agenda. Vediamo qualche iniziativa per mercoledì 24 luglio e per i giorni a seguire. Cominciamo parlando dell'estate tizianesca 2019, perché continua la serie di iniziative e proposte promosse dalla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, che si svolge proprio su tutto il territorio cadorino. In particolar modo, mercoledì 24 luglio alle ore 18, l'iniziativa Estate Tizianesca 2019 propone la conferenza a cura di Enrico Maria Dal Pozzolo, dal titolo Lorenzo Lotto, una scoperta e una riscoperta. Questa conferenza si terrà al Museo delle Regole di Cortina d'Ampezzo. Andiamo avanti con un'altra attività, parliamo adesso di un'iniziativa che si svolgerà sabato 27 luglio. Sabato 27 luglio, a partire dalle ore 8:30, prenderà avvio il cammino di San Giacomo de Colderù. L'inizio della manifestazione è previsto alle 8:30 dalla sede SOMS di Lentiai, per poi avvicinarsi a piedi, grazie alla partecipazione anche dei pellegrini bellunesi, in cammino proprio per raggiungere la chiesa di San Giacomo a Colderù. Andiamo avanti adesso con un'altra proposta, veniamo a domenica 28 luglio. Si terrà domenica 28 luglio il quinto raduno d'auto e moto d'epoca Memorial Olindo Manente, iniziativa che viene proposta dagli amici di Carpen e che prenderà avvio già dalle 7:45 con le iscrizioni e la colazione presso il ristorante pizzeria La Miniera in località Scalon di Quero Vas. Le iscrizioni si terranno fino alle 9:30 e poi alle 9:45 ci sarà la vera e propria partenza del giro turistico tra Motori e Luppolo, con rinfresco presso la birreria di Pedavena e la visita guidata al birrificio proprio di Pedavena. Alle 13 è previsto il rientro ed il pranzo a Carpen presso il capannone adiacente alla sede degli amici di Carpen, una manifestazione dedicata agli amanti dei motori, agli amanti delle auto d'epoca, per ricordare appunto un personaggio, Olindo Manente, che tanto era affezionato appunto a queste attività e che così gli amici di Carpen in questo modo lo vogliono ricordare. Vi ricordo che verranno dati anche dei particolari premi per le auto più vecchie o per quelli che sono gli autisti più giovani alla guida e molto altro, ma per ogni informazione vi invito a contattare il numero telefonico 347-8281-447. Noi abbiamo concluso così anche per oggi il nostro appuntamento con Telebelluno Agenda. Arrivederci, a domani.